Trattamenti crudeli in Croazia. Una ricerca approfondita. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Se i respingimenti illegali e sistematici lungo le frontiere di Croazia e Ungheria con la Serbia e la Bosnia sono ampiamente documentati, questo rapporto si concentra sulle violenze crescenti riservate a rifugiati e migranti in territorio croato. Analizzando i dati relativi ai respingimenti violenti avvenuti lungo il confine croato nel corso del 2019, il rapporto dimostra come la violenza sistematica delle autorità croate costituisca un chiaro e intenzionale caso di tortura o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Infatti, più del 80% dei casi raccolti nel 2019 contiene uno o più esempi di violenza indicante tortura o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Concentrandosi su 6 modelli di abusi o cattiva condotta delle autorità croate, i casi sono riassunti e analizzati insieme all'attuale giurisprudenza nazionale e internazionale. Il risultato è un inventario di pratiche sistematiche di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, che spaziano dalla violenza fisica, abusi, forza sproporzionata e utilizzo improprio di armi elettriche, fino alla violenza psicologica, umiliazioni, minacce, obbligo di restare nudi per un tempo illimitato o uso eccessivo delle armi da fuoco, e alla brutalità durante la detenzione e il trasporto, mancanza di servizi detentivi di base. Poiché l'esercizio della tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti è proibito in Croazia da leggi nazionali e internazionali che il Paese ha ratificato, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione croata, sosteniamo che le autorità croate non abbiano rispettato l'obbligo di astenersi dal praticare tortura e maltrattamenti. Inoltre, visto che le accuse esistenti non sono mai state effettivamente investigate, le indagini del difensore civico croato sono state aggirate da figure dello Stato che hanno trattenuto informazioni importanti, è chiaro che le autorità croate non abbiano adempiuto ai loro doveri, inclusa la promozione di indagini effettive contro la potenziale violazione dei diritti umani. Convenzione contro la tortura. Art pur tu. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura. Convenzione contro la tortura. Art 3.1. Nessuno stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. Dalla chiusura formale della cosiddetta rotta balcanica a marzo 2016, attivisti indipendenti, giornalisti e ONG hanno osservato l'aumento di espulsioni collettive di rifugiati e migranti dalla Croazia verso la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e il Montenegro. Il primo report completo sulla questione è stato pubblicato da Human Rights Watch e Are You Serious? Center for Peace Studies a gennaio 2017. Da quel momento sono stati pubblicati numerosi resoconti dall'UNHCR, Amnesty International, Ombudsperson, il Border Violence Monitoring Network e da altri attori rilevanti. Tutti concordi nel testimoniare l'aumento di azioni brutali compiute dalla polizia croata durante le operazioni di respingimento. La violenza non autorizzata è aumentata ulteriormente nel 2019. In questo rapporto ci concentreremo su chiari esempi di tortura e trattamenti inumani e degradanti compiuti dalla polizia croata ai danni di persone espulse. Durante la cosiddetta crisi dei rifugiati e dopo la chiusura formale delle frontiere europee nei Balcani occidentali nel 2016, numerosi gruppi della società civile hanno iniziato a fornire assistenza ai rifugiati e migranti rimasti bloccati alle soglie dell'Unione Europea. Inizialmente, il loro compito principale
era fornire cibo, vestiti e altri beni di prima necessità alle persone in transito abbandonate alla periferia dell'Europa. Ma con l'aumentare della violenza ai confini e dei respingimenti ai confini ungheresi e croati, molti hanno iniziato a monitorare quotidianamente i casi di violazione dei diritti umani. Per dare coerenza a queste azioni e raccogliere dati affidabili su questo fenomeno, il Border Violence Monitoring Network, composto da ONG, gruppi e singoli individui, ha sviluppato un processo metodologico comune. Interviste individuali sono state trascritte e pubblicate su un database pubblico da dicembre 2017, fornendo la base per analisi mensili relative alla violenza alle frontiere e ai respingimenti nella regione balcanica e per report tematici come questa pubblicazione. Attualmente il database riporta 656 casi alla data del 1 degree gennaio 2020, raccolti in un periodo di quasi 3 anni a partire da gennaio 2017 e riguardanti 6.275 vittime. A causa dell'elevato numero di casi non registrati, questi dati non sono rappresentativi del numero reale dei respingimenti effettuati e dovrebbero essere considerati piuttosto come un indizio dell'entità della violenza di frontiera e dei respingimenti illegali nella regione. I casi riferiti in questo studio sono stati condotti a SID, Serbia, Bihać, Velika Kladuža e Sarajevo, BiH. L'aumento dei flussi migratori lungo la cosiddetta rotta balcanica e gli sforzi delle autorità di controllarli hanno reso queste città punti strategici di transito e, eccetto nel caso di Sarajevo, di respingimenti. Una volta arrestati dalle autorità croate, nonostante avessero espresso l'intenzione di fare domanda di asilo, i rifugiati e i migranti sono stati maltrattati e ricondotti al confine serbo vicino Sid, dove hanno raccontato l'accaduto ai volontari di BVMN, che fornivano assistenza in loco. Nonostante la raccolta di testimonianze sia tipicamente condotta con un singolo individuo o con un gruppo al massimo di 5 persone, i gruppi che subiscono i respingimenti sono solitamente più grandi. I gruppi in transito rappresentati nei casi a cui ci si riferisce in questa pubblicazione constano di 2.475 rifugiati e migranti, maschi e femmine, che hanno descritto casi di respingimenti violenti avvenuti lungo il confine croato con la Serbia e la Bosnia nel 2019, che includono chiari indicatori di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti attuati dalle autorità croate. Questi individui hanno dai 2 ai 50 anni di età e sono originari di una grande varietà di paesi come l'Afghanistan, la regione curda dell'Iraq, Siria, Algeria e Iran. Sono entrati in contatto con le autorità croate mentre viaggiavano verso l'Europa centrale da soli o in gruppi fino a 150 persone, per una media di 13 persone a gruppo. È fondamentale sottolineare che le caratteristiche demografiche della popolazione studiata non sono totalmente rappresentative dei gruppi di rifugiati e migranti respinti illegalmente dalla Croazia alla Bosnia-Erzegovina o verso la Serbia. Infatti, a causa dell'accesso limitato dei volontari ai campi gestiti dai governi serbo-bosniaci o da organizzazioni intergovernative come l'OIM, le interviste sono state condotte principalmente con rifugiati e migranti che vivono al di fuori del sistema formale dei campi e che hanno accesso alle strutture di supporto offerte dalla società civile, che si sono resi disponibili a parlare delle loro esperienze nei dettagli. Queste restrizioni si riflettono nel fatto che certi gruppi umani sono rappresentati molto, mentre altri lo sono in misura minore. In generale, è più probabile che gli uomini soli vivano in case occupate o in altri alloggi informali rispetto alle famiglie. E per qualche ragione è più probabile che certe nazionalità vivano nei campi rispetto ad altre. C'è una presenza esagerata di uomini provenienti dall'Afghanistan, Algeria e Marocco. Le ragioni di ciò
potrebbero essere le già citate restrizioni di accesso ad altri gruppi, così come la tendenza dei migranti maschi a essere soggetti a maggiore violenza da parte delle autorità statali rispetto ad altri gruppi. In conclusione, il BVMN sollecita un'azione immediata e decisiva da parte delle autorità croate e internazionali per porre fine a queste pratiche abusive, garantire la protezione dei diritti umani dei migranti e rifugiati e ristabilire l'integrità e l'umanità nel trattamento di tutti gli individui che attraversano i confini. La comunità internazionale deve mantenere alta la pressione affinché la Croazia rispetti i suoi obblighi legali e morali verso i più vulnerabili, assicurando giustizia e dignità a chi fugge da conflitti e persecuzioni. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.